osservando questo meraviglioso impianto di illuminazione che sorregge questa puntata di Cuore Giallo Rosso, molti di voi penseranno che andiamo in onda dal sottopassaggio delle Ferrovie dello Stato. No. No. Dove siamo, Giovanni? Dove siamo? Siamo sulla superstrada Lecce Brindisi, che poi adesso si chiama Viale Porta d'Europa. Però c'è eclissi di sole. Perché da qui si va in Europa, hai capito te? Viale Porta d'Europa. Quindi alla stazione Eni, l'Eni Caffè in particolare, sulla superstrada Lecce Brindisi, uscendo Giovanni, da Lecce. Se non riesce a leggere quello che no, no, ma io pure c'ho il mio attivo io pure qua la mia la ecco, torcia, ecco, ecco, la mia torcia così. Adesso fermo, perché per mettere le cose a posto e un po' sdrammatizzare quello che è il clima insorto dopo questa ennesima, forse decisiva, ma non lo diciamo, sconfitta del Lecce Bologna, io devo rimettere qualche tassello, qualche tessera del mosaico a posto. Giovanni, tu non devi più assentarti, perché è accaduto di tutto in tua assenza. È accaduto che mentre tu eri assente, la Juventus ha preso uno scudetto. Ha preso nel senso che l'ha preso... Non lo so, a me è arrivata una nota, dice la Juventus ha preso ancora uno scudetto. Questo sarebbe il terzo. Quindi non lo ha vinto allora, non ha vinto. Ma forse Mauro, vabbè, perché abbiamo, io dire, che è il terzo scudetto questo. Allora, 9 non era mai successo a nessuno in Italia, forse neppure in Europa. Penso di no. Beh, no, Arsenio Rupen ne aveva fatti 11. Comunque sia, il fatto che in 9 anni la regina d'Italia abbia conservato la regina d'Italia. Va bene. La Juventus ha conservato il diadema qui quest'anno con meno brillante. Bravo! Devo essere sincero. No, ma questo hai ragione. Che altro erano ametiste, erano pietre abbastanza Bravo. Di valore, ma non brillanti. Bravo. No, ha detto, non ci frega niente. Ha detto una cosa giusta. No, però si configura un po' sul discorso della Serie A. Il fatto che abbia vinto con 2 giornate di anticipo una Juventus che non ha per niente brillato, come hai detto tu, dice lunga sul valore della nostra Serie A, sul livello tecnico, perché la Juventus a tratti ha fatto vedere un gioco veramente, ma veramente brutto. Mauro, credo che tu sarai d'accordo con me. D'accordo. E quindi il fatto che la Juventus sia aggiudicato il 9° scudetto consecutivo, però senza brillare, giocando male, per me è un sintomo di un campionato, di un livello tecnico che vale veramente, ma veramente poco. Quindi è il nonno? Quindi questa è la coppa del nonno? Che te devo dire? Io ho sempre avuto l'impressione che una squadra che domina il campionato, come fondamentalmente ha fatto anche la Juventus anche quest'anno, dovrebbe avere qualcosa di più. Dovrebbe essere più in salute, più brillante, giusto. Più, come si dice, più entusiasta. Da, comunque, per la tua gioia viene confermato Sarri, per la tua gioia, perché lo scudetto era, quindi, diciamo, la chiave, cioè, di volta. Anziché l'ora d'aria, almeno 2-3 ore d'aria. Io ripeto, lo dico in fretta e furia, e chi non ha mai giocato a pallone pensa, è lo stesso difetto di Sacchi. Non crediate che Sarri sia il primo. Sacchi fu lui che cercarono di inventare che il gioco è quello che ti fa vincere, mentre chi fa vincere sono i giocatori. I giocatori. Abbiamo stemperato gli animi, è giusto, e no. Adesso no, ma parliamo del Lecce. Del Lecce, ma infatti non ne abbiamo ancora parlato. Anche se si retrocede, sono i giocatori che ti fanno retrocedere. Cioè, non dimentichiamo anche questo. Vuol dire che sono giocatori di nome, il discorso Lecce, ma non di fatto. Pierpaolo Sergio, che ha precisato che non è diventato nonno nei giorni scorsi, è diventato zio. Allora, Pierpaolo, io vorrei che iniziassi tu a mettere l'accento su certe cose. Quella di Bologna doveva essere la partita del rilancio, e invece si è rivelata così. Cioè, dico subito che un primo tempo con un punteggio tennistico nessuno avrebbe trovato da dire se il Bologna avesse fatto 4-5 gol, perché ha fatto 2 gol,
quattro palo, occasioni limpide, palo, parate Gabriel strepitose, il palo, forse c'è anche una mano in area di rigore, ma parleremo più avanti di questo, perché lo devo dire, oggi ho sentito le lamentazioni generali sull'episodio del novantesimo, ma non una sillaba sul mancato VAR nel primo tempo in area di rigore. Per me l'informazione deve essere completa, non deve essere tifoidea. Io quando inizio la trasmissione mi spoglio dei panni del tifoso e cerco, spero, mi do da fare per raggiungere un certo obiettivo. Allora, questa partita doveva essere il rilancio, ma abbiamo visto nei primi 30 minuti almeno un Lecce inguardabile, inesistente. Più che del rilancio doveva essere la partita della conferma, perché bisognava dare continuità al successo sul Brescia, infilare questa serie di vittorie per sperare di mettere sotto pressione il Genoa e chi lo sa magari qualcun'altra tra Udinese e Torino. Così non è stato, quindi abbiamo visto che questa gara è durata appena un minuto e due secondi, il tempo necessario a Palacio. Ma diciamo cinque, complessivi, perché poi è arrivato il raddoppio, quindi anche meno, diciamo anche quattro. Perché aver visto un Lecce che scende in campo così distratto non è una novità, ai noi, non è la prima volta, ma in una partita così importante sicuramente ha fatto provare tanta rabbia a chi assisteva dagli schermi a questa prestazione. Il Bologna non aveva niente da chiedere, il Bologna era una squadra sicuramente poco propensa a regalare qualcosa al Lecce. Lo ha fatto vedere subito, salvo poi tirare remi in barca sul 2-0, come spesso accade a molte squadre si sentono appagate. Ha tirato il remi in barca o il Lecce che ha sollevato la testa glieli ha fatti un po' c'è tirare? C'è sempre un concorso di colpi o di meriti in queste situazioni. Il Bologna a quel punto pensava di aver fatto un sol boccone del Lecce, ha preferito risparmiare energie, si giocava alle 5 di pomeriggio in una città rovente quale Bologna, altra situazione altra che io voglio sottolineare, stigmatizziamo queste decisioni folli di far scendere in campo squadre con temperature no, avvertiamo che c'è il pubblico che sì, sta premendo per entrare cioè, qua no. Noi abbiamo il pubblico, vedi, le squadre non ce l'hanno, noi abbiamo gli spettatori. A parte gli scherzi, dicevamo, è una gara che si è giocata in un clima, in un orario impossibile. È una partita importante, penalizzare una squadra come il Lecce con le temperature di Bologna, esatto, che tutti conosciamo, esatto. Firenze, il Lecce Bologna. Si sta giocando una stagione, farla scendere in campo alle 17:15 del 26 di luglio sicuramente è una follia. Però ma consentimi la polemica, non è che il Lecce ha giocato ad un'ora e il Bologna in un'altra ora. No, tutte e due, è chiaro, è normale. Se no stiamo sempre lì a non giocavamo da soli. Che non ho mai sentito un purtroppo commento, non giocavamo e lo devo da dire, soli. Il Lecce nella lunga storia, da quando io lo seguo, non ho mai letto un commento che diceva che Lecce ha perso con un avversario che si è dimostrato più forte. Mai. Io ho sentito Guidolin, ho sentito Prandelli che diceva gli avversari sono stati più bravi di noi. Io quest'anno, lo scorso anno, tre anni fa, sì, abbiamo visto. Non ho mai sentito che Lecce sia stato sconfitto da avversari più bravi. Questa cosa va cambiata. Beh, perché quest'anno gli avversari più bravi invece. Perché fa pensare che la cultura della congiura, no, del sud che viene sottolineato è radicata, più volte, troppo questo, radicata. Dai, questo, scusami, dai. Però quest'anno è anche vero che il Lecce di squadre più forti ne ha incontrate tante. Il Lecce è la squadra che dobbiamo ricordare, è arrivata in questa Serie A da neopromossa, doppiamente neopromossa, perché in un solo anno, in due campionati, c'è stato il doppio salto dalla Serie C alla Serie A, quindi una crescita esponenziale molto veloce, e non è semplice allestire una squadra che debba poi competere con i mostri sacri del calcio nazionale. Ci abbiamo anche tutte perché, le attenuanti, esatto, anche no? Perché se ti dimentichi di entrare in campo quando l'arbitro fischia e questo è quello che dicevo all'inizio, cioè, poi quello noi, fa rabbia, perché da lì in poi il Lecce, come spesso se noi rimaniamo negli spogliatoi 5 minuti in più forse campo, limitiamo i danni, e se entra in campo che si perde 2-0, insomma mi sembra già una situazione un po' fuori Giovanni gioco. Adesso ecco. Sentiamo Giovanni che nonostante le sue colpe, perché no, la sua assenza ha fatto sì che Giovanni, dobbiamo ripercorrere questa partita non per gli episodi dei quali il gol parlerà dettagliatamente Pierpaolo, ma com'è che questa squadra inizia in questa maniera e per mezz'ora viene sbalestrata qua e là, cioè è totalmente assente. Questo è una cosa che purtroppo non è la prima volta che si verifica, che la partita comincia ma il Lecce non se ne accorge,
quando il Lecce si è accorto che la partita era iniziata, avevamo già preso due reti, il Bologna aveva colpito un palo e Gabriel ha dovuto fare degli interventi importanti. Quindi e la cosa che io faccio difficoltà a comprendere non è tanto il fatto che la squadra non ci sia stata con la testa nei primi minuti in una partita X, non c'è stata con la testa in una partita in cui si gioca il campionato. Il Lecce quest'anno ha sbagliato tutte le partite decisive, è inutile che ci stiamo tanto a girare intorno, ne possiamo citare tante, possiamo citare la Sampdoria in casa, possiamo citare Genova, possiamo citarne tante. Nelle partite decisive probabilmente sente troppo la pressione, sente troppo l'importanza del risultato e scende in campo timorosa, impaurita, deconcentrata, molle, e pigliamo gol ieri dopo 5 minuti. Mauro Pantani ha introdotto con una frase una cosa secondo me molto delicata e precisa. Giovanni ha detto: non è la prima volta. Se faccio un esame di questo campionato, e non solo di questo, di primi tempi come quello di Bologna, il Lecce ne ha disputati parecchi. Penso che una cinquantina degli 80 gol incassati vengano da questi atteggiamenti. E allora qui sta la chiave di lettura più diretta e più precisa della posizione di classifica del Lecce. Il resto, a mio parere, sono chiacchiere e basta. E questo è il Lecce. Io credo, devo dire la verità, io credo molto nel riscaldamento prepartito. Il riscaldamento prepartita è quella serie di movimenti, quella serie di situazioni che ti consentono di entrare già con la muscolatura calda, con la prontezza delle tue articolazioni, della tua muscolatura. E noi ogni volta che si comincia la partita siamo in ritardo. Io faccio un esempio, no? Il primo gol che è venuto al 30° secondo, al minuto, c'è un giocatore che si chiama Dell'Orto, come si chiama? Dell'Orto che faceva? Andava a friggere le lasche? Non ho capito. Cioè, questo soggetto è stato dapprima superato sulla destra, è rientrato. È rientrato in possesso palla, gliel'ha ridata. Giustissimo. Ma insomma, come si fa? Io devo dire la verità. Almeno mettersi in modo da fare barriera. C'ho il presidente della Lega in linea. Presidente, siamo in diretta e quindi la richiamerò più tardi se vuole. Perché stiamo in diretta che stiamo festeggiando l'ultimo scudetto preso dalla Juventus. Preso a chi non si sa, però è stato preso. Presidente, la richiamerò più tardi. Ma tu, Mauro, dici il riscaldamento è una questione fisica. Il Lecce non c'era proprio con la testa, giusto, però io non è che dico questo. Cioè, la mia sensazione è che già nella fase di riscaldamento non si attui quella, diciamo... Mauro, non ci credo, perché abbiamo visto approcci di partita e inizi di partita diversi. Suppongo, presumo, che il riscaldamento prepartita sia sempre uguale. Allora, se qualche volta ha funzionato... Fino a poche settimane fa il Lecce era una delle poche squadre che non prendeva gol nei primi 15 minuti. Allora non ci siamo più. Da un certo punto in poi questa tendenza si troviamo un'altra causa. Costringendo questa squadra, con tutte le difficoltà del momento... Ma sto diventando cattivo stasera, sì, sono cattivo molto. No, non più del normale. È una sana cattiveria, dai. E quindi andare a cominciare una partita con lo svantaggio anche di un solo gol, che poi diventa a volte due se non tre, è chiaro che una squadra in difficoltà grave qual è il Lecce va in crisi per poter poi recuperare partite così complicate in un campionato così anomalo, in una stagione che verrà ricordata per essere ampiamente regolare, perché tenere ferme le squadre per tre mesi, poi mandarle in campo e farle giocare ogni tre giorni in piena estate con queste temperature, sfido chiunque a dire. Sì, ma non solo il Lecce, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. No, io non parlo del Lecce, io parlo di tutte le squadre di questa Serie A costrette a tornare in campo. Perché ho sentito anche l'alibi, Lecce è quello che è stato penalizzato di più dalle pene. No, è una cosa da ridere questa. Infatti,
ieri... tutte le squadre hanno subito il coronavirus. Tutti, tutti. Anzi, questa, il Lecce però... sotto quel punto di vista, scusa Mauro, nessuno non può lamentarsi, grazie a Dio. Eppure c'è chi si lamenta. La Fiorentina, la Sampdoria, che col coronavirus, Juventus stessa, che col coronavirus ci ha purtroppo convissuto. A Lecce sì, abbiamo avuto altri problemi che sono legati al lockdown, ma non al coronavirus, alla assenza di allenamenti, alla mancanza di allenamenti specifici e poi a degli infortuni che si sono ripresentati e riacutizzati proprio nel momento in cui le squadre tornavano in campo. Posso ritornare da Mauro? Certo. Perché io devo invece spezzare una lancia a favore della generosità del secondo tempo del Lecce. Esatto. E a mio parere la prova di questa generosità, a volte ingenua, anzi ieri ingenua, sta nel terzo gol. Perché io ho visto scappare l'uomo del Bologna, sia pure dopo l'episodio che tu Pierpaolo ci ricorderai, ha tirato, Gabriel ha respinto, la palla è ritornata in possesso di giocatore del Bologna, ma di maglie giallo-rosse non ne ho vista una sola. Maglia. Hanno impiegato un quarto d'ora per ritornare. A mio parere la rincorsa per recuperare il risultato li aveva spremuti, e questa è generosità, fino al punto che non erano in grado di recuperare in quei 5-6 secondi necessari per andare a chiudere sul terzo gol. Posso dirlo a questo Mauro? Ci sono stati almeno un quarto d'ora in cui il 2-2 la nostra squadra ha veramente fatto cose egregie. Ho visto un Falco meraviglioso, perché non ci dimentichiamo che, come sempre succede, sono i giocatori che poi decidono. La generosità è importante, la corsa, la resistenza, la durata, tutto è importante. Ma se non c'hai giocatori buoni non vai da nessuna parte. Il perché si vede ogni volta che c'è da fare un tentativo di recupero, c'è questo ragazzino che è un diavoletto, insomma, rispetto ad altri, e che inventa cose importanti. Però questo è un argomento che tratteremo parlando delle pagelle dei singoli. Non mischiamo le cose. Lo dico, sai perché, capito? Perché è ormai invalsa l'abitudine di pensare al gioco di Liverani, al gioco di Sarri, al gioco di Conte, al gioco io dico sempre... A quale gioco? Al gioco di questo par di coglioni. Il gioco del calcio è un gioco... No, è un gioco semplice. È un gioco dove si hanno uomini che affrontano altri uomini. E le abilità di quelli che ne hanno... Accantonando le filosofie. Che ne hanno di più, accantoniamo le filosofie. Bravo, Camillo. Noi, quando tu hai giocato, quando giocavamo, non pensavamo ad dire io la faccio questo, poi la do la palla. Era tutta una creazione che veniva dentro di te. Certo, Mauro, certo. Secondo qualcuno, noi non eravamo manco dopo smesso di giocare, non eravamo in grado di pensare. Continuavo per qualcuno a non essere in grado di pensare. Sì, è vero, può essere che sia così, però resta il fatto che adesso, con queste filosofie, con questi uomini che hanno inventato tutto, faccio un esempio, no? La cosa più scandalosa, e la dico senza infingimenti, che ho visto nel calcio è il fallo continuativo, cioè che ha inventato Sacchi. Cioè Sacchi ha inventato che se uno ti scarta, tu non lo butti giù la prima volta, ma il secondo lo butti giù. Allora è quello più bravo. Se giocava Pelé al tempo di Sacchi, Pelé che ne scartava a sette fila, o Maradona, che cosa succedeva? Questo è un problema serio, ragazzi. Va bene. Giovanni, aiutami, ti prego. Sì, ti sei d'accordo o hai qualcosa da eccepire circa le cause di quel terzo gol, a prescindere dall'episodio iniziale? Cioè l'animus del Lecce lì ha pagato dazio per eccessiva generosità. Sì, sicuramente è quello che, vedendo la partita, è emerso, perché, come dici tu, il giocatore si è fatto mezzo campo, ha tirato in porta, ha ripreso la palla, ha passato palla al centro e non si vedeva una maglia giallorossa. Non c'era maglia perché erano tutti riversati in attacco. La benzina era finita perché si è cercato tutto. Potevano passare qui all'Eni Bar sulla via di Brindisi. Ma sì, si pigliavano un cocktail, una cosa. Un cocktail? Sì, dai. Quindi, potevano fare questi. Adesso non ti mollo no, più. No, aspetta un attimo, perché fammi dire agli amici che ci seguono, perché ci scrive Luigi Persano,
che dice che in una gara da dentro fuori non si possono prendere due reti in 5 minuti, dell'orco in quale caverna è stato trovato, quindi, mentre Massimo Nestola, Massimo Nestola dice che non si improvvisa in Serie A senza ricambio giocatori venduti e mai rimpiazzati. Allora non è che stiamo raccontando fesserie e chiacchiere da bar, vedo che c'è una condivisione sui concetti, magari con sfumature diverse, ma il concetto è quello. Diciamoci la verità, questa squadra non era adatta a percorrere la Serie A e non è riuscita a raddrizzare se stessa neppure col mercato di riparazione. Ma ce lo siamo detti più volte, non è una novità, non è una notizia sconvolgente che viene fuori solo adesso, lo abbiamo detto prima del calciomercato di gennaio, ancor prima quando abbiamo capito qual era il Lecce che era stato assemblato tra mille difficoltà la scorsa estate dal direttore sportivo Mauro Meluso e dalla società di concerto ovviamente con l'allenatore, lo abbiamo risottolineato ancora una volta quando abbiamo capito che era una rosa troppo corta e con gli infortuni diventata cortissima nel momento della ripresa del campionato, quindi di problemi ne abbiamo e tanti. Il Lecce è una squadra che ha davvero fatto dei miracoli. Infortuni altro tasto dolente. Infortuni altro tasto dolente. Quindi è una squadra che per quello che è stata questa stagione ha fatto credo anche più di quanto si potesse sperare. Con un Lecce a pieno regime, con un Lecce senza lockdown, magari staremmo raccontando, avremmo già raccontato un'altra stagione, avremmo celebrato questi ragazzi come degli eroi capaci magari di compiere il terzo miracolo sportivo di fila, però ai noi così probabilmente non sarà. Le speranze ci sono perché c'è ancora la matematica, è chiaro che siamo qui ad aspettare di vedere cosa succederà già da mercoledì nella gara di Udine, però dispiace constatare che questa squadra spesso sia stata autolesionista. Tu mi chiedi il giudizio sui singoli, i singoli sono sempre lo stessi, alla fine chi porta la carretta è la vecchia guardia, più qualcuno dei nuovi, ricordiamo il solo La Padula che ci sta mettendo del suo pur tra mille difficoltà e anche infortuni. Anche Babacar ci sta mettendo del suo. Quelli sono non si sa dove, i tasti dolentissimi, come dicevo prima, delle campagne acquisti che abbiamo sottolineato, con elementi che il presidente Sticchi Damiani oggi ha detto non essere state delle sole, testuali parole, ma non giocatori... è, scusa? Delle sole, cioè non delle... sono delle sole i giocatori portati a Lecce quest'anno. Ricordando quello che avevano fatto lo scorso campionato nelle varie squadre come Farias nell'Empoli, lo stesso Babacar al Sassuolo, ma intanto quest'anno a Lecce praticamente non li abbiamo mai visti, gente che è stata fuori per settimane, per mesi, gente che appena rientrata in campo si è infortunata, gente che doveva fare la differenza, ma così non è stato e quindi ci ritroviamo a tessere le lodi di un Filippo Falco che gioca con delle infiltrazioni, di uno Jacopo Petriccione, neofita per la Serie A, di un Marco Mancosu che ormai ha dato davvero tutto e rimane in campo solo con la forza dei nervi e dell'orgoglio e che con questo gol ha portato ancora più in su il suo score personale in campionato. Gol. Io sfido chiunque a giocare da titolare in Serie A con la fascia di capitano in una squadra come il Lecce e fare 13 gol. Da centrocampista. Con tanti rigori segnati, però i rigori vanno segnati, appunto, bisogna andare a calciarli. Cioè, purtroppo nella squadra. Quindi questi paio. Sono gli elementi ai quali va un applauso e che bisogna ringraziare sempre e comunque. Gli altri non dovrebbero farsi. Non prendiamo solamente un le critiche, noi prendiamo atto di quel che vediamo. Quello che abbiamo visto. E lo diciamo. Però bisogna riconoscere ai Mancosu, ai Petriccione. Esatto, alla vecchia Padula. Guardia. Al Luccione di molte lo stesso partite, Meccariello per quello che ha potuto meno in altre partite, anche a Gabriel in molte partite è uno dei portieri che però ha parlato di più in non Serie A. Dobbiamo accantonare l'altro discorso, l'avete appena sfiorato, esatto, di chi deve farsi l'esame di coscienza sugli infortuni numerosissimi e lunghissimi nel recupero, gli arbitraggi e il coronavirus non c'entrano per niente. Ci sarà sembrare... una causa, esatto. Se si è verificato questo, indagate, cercate e cercate i rimedi o quantomeno evitate di ripetere nei prossimi anni. Questo è il mio parere. Allora, no, io penso, Gavino, che comunque si sia anche peccato di inesperienza, perché molti giocatori erano alla prima esperienza in Serie A. Liverani pure è inesperto della Serie A, Meluso è un direttore sportivo inesperto della Serie A, la società Sticchi Damiani, Liguori, inesperti della Serie A, si sono trovati ad affrontare una Serie A che non era stata programmata, non era stata pianificata, perché diciamoci la verità, l'obiettivo dell'anno scorso in Serie B era quello di mantenere la categoria, poi
ci siamo trovati ad andare in Serie A, a vincere il campionato. Quindi investendo tanto, investendo, gennaio, investendo molto, quindi, Tarsilis, per, proprio per fare il salto di qualità. E quindi abbiamo, secondo me, anche pagato l'inesperienza, l'inesperienza di tutto l'ambiente. L'inesperienza. Posso polemizzare con te? L'inesperienza. Sì, l'inesperienza. Però abbiamo fatto venire Lecce. Credete che la Serie A la conosce? Dimmene uno. La Padula giocava in Serie A o sbaglio? Infatti, la Padula ha fatto 9 gol. Giocava in Serie A. Tutti i giocatori che hanno visto. Farias giocava in Serie A. No, giocava dei Rossettini. Rossettini. Chiaro. Quindi. Non ci sono. Io no, le scommesse sono state gli stranieri. Clamorose cantonate prese in estate. Però Liverani è un allenatore. Benzar e quant'altro a Lecce. Che non ha insegnato niente. Liverani è un allenatore inesperto della Serie A. Aveva fatto sì una brevissima esperienza col Genoa che è durata poche domeniche e poi è stato esonerato. Quindi poi spiegatemi, io non ho capito ieri perché Petriccione partiva dalla panchina. Mi dovete spiegare una cosa. È stato premiato Taxidis per la bella gara fatta col Brescia, probabilmente. Probabilmente. Quali sono le gare cannate da Petriccione? Pochissime, questo. Quindi, sì, questo la, come dire, la carriera di quest'anno di Petriccione vale qualcosa in più della carriera di quest'anno di Taxidis, sicuramente, con la differenza che Petriccione non ha mandato a quel paese nessuno pubblicamente. Esatto. Taxidis sì, queste cose noi le diciamo. È stato tenuto in tribuna. Questo ha detto che gli abbiamo rotto chissà che cosa, cioè, questo sì. E non se lo può permettere. Infatti la rimonta del Lecce di ieri è coincisa con l'ingresso in campo di Petriccione, che ha dato ben altro spirito, ben altra carica, si è visto subito. Ci pigliamo in giro. Si è visto subito. Raccontaci questi gol. C'è poco da raccontare, Gavino mio. Perché il Bologna parte, arriviamo al terzo gol. No? Il Bologna parte tranquillissimo, mette una palla in area di rigore del Lecce, palla che viene allontanata verso l'esterno dell'area di rigore, sembrava destinata a finire in calcio d'angolo, ma si vedeva che non sarebbe uscita. Tutti fermi a guardare, Baillet prende palla, serve Barro che indisturbato vicino all'area piccola in piena area di rigore colpisce di tacco, deviazione casuale fortuita involontaria di Mancosu con la coscia, palla che finisce a Palacio che da lì non può sbagliare. E Palacio è uno che non scherza, è uno che nonostante l'età i gol li sa fare. E lo ha dimostrato, quindi e da lì è stato facilissimo per lui superare Gabriel. Una vera doccia fredda, gambe spezzate per il Lecce che dopo altri 3 minuti va di nuovo sotto con una ripartenza, palla persa ancora una volta in fase di uscita. Soriano avanza, grandi falcate, indisturbato, Taxidis gli lascia via libera, arriva al limite dell'area di rigore, prende la mira e calcia a fil di palo indisturbato per il 2-0. Da quel momento il Bologna sale sempre più in cattedra, il Lecce si fa piccolo piccolo e sparisce, sembrava una giornata di quelle nerissime con una caterva di gol al passivo, però come abbiamo ricordato prima, il palo, la bravura di Gabriel, gli errori sotto porta dello stesso Barro e di Palacio fanno sì che il Lecce contenga il passivo a quelle due reti. Nel finale si inizia a vedere qualche timido segnale di ripresa, prima un tiro a giro di Falco che prende la mira e che non inquadra lo specchio, sinistro, un bel sinistro che è dei suoi, nel suo repertorio, un bel sinistro forte dei suoi, esatto. Poi è Mancosu che in pieno recupero è bravo in una mischia ad appoggiare la palla col petto in porta e riapre la partita. Il secondo tempo vede il Lecce schierare forze fresche, soprattutto Petriccione al posto di Taxidis, Meccariello in difesa al posto di Donati, ed è proprio Petriccione che suona la carica, sembrava davvero un motorino inesauribile in mezzo al campo. Dettare i tempi di gioco, velocizzare la manovra del Lecce, fino allora sempre leziosa e in orizzontale con poche verticalizzazioni. Da una di queste verticalizzazioni arriva il primo clamoroso tiro di Falco, su cui Skorupski con la deviazione della punta delle dita manda la palla sulla traversa, quindi campanello d'allarme per la difesa del Bologna che poco dopo capitola, sempre su azione personale di Falco che dalla fascia si accentra, prende la mira e mette la palla sotto l'incrocio. Sempre con palla quasi a giro. Esatto. Lì, come diceva Mauro, succede poi di tutto. Il Lecce a quel punto ci crede, il Lecce è galvanizzato perché non l'abbiamo ancora ricordato, ma avevamo il grande vantaggio di sapere che il giorno prima il Genoa aveva perso. Quindi sapere che si poteva andare a meno uno e le condizioni lo stavano permettendo dà la carica al Lecce. Mancosu, clamorosa palla, non riesce ad angolare e la tira tra le braccia di Skorupski dall'interno dell'area di rigore. Poi ci neanche prova la padula di testa che sgomita, lotta contro tutta la difesa del Bologna essendo unico attaccante di ruolo, ma non ha la fortuna perché la palla impatta proprio sul portiere.
Poi c'è ancora Falco che stavolta dall'altro versante prova la rasoiata sul secondo palo, un corridoio buono. Ci riuscirebbe pure, però ahi no, la palla era un po' troppo lenta e Krejci, che era appena entrato, riesce a salvare sulla linea. Lì è l'ultima occasione vera da gol per Lecce, eravamo all'87esimo. Fermati, e arriviamo. Poi quello lo lasciamo alla fine. Mauro, c'è da dire un'altra cosa. Ma ti faccio una domanda però. Eccesso di generosità, inesperienza, cioè andare ad inseguire una vittoria che poi non è arrivata, o era preferibile dire 2-2 è un punto, teniamo ancora in piedi a sperare? No, questa è la domanda che pongo a te. Hanno fatto bene a giocarsi, che la vittoria ci portava ad avere, oltre che solamente un punto di differenza, anche un grande entusiasmo. No, io volevo dire che in tutta questa situazione l'ingresso di Rispoli per la prima volta è stato un ingresso importante. Certo. Questo Rispoli io voglio come sapere. Come dinamismo, sì. Io come precisione, sapere, purtroppo. Io voglio sapere se a questi ragazzi gli hanno mai insegnato come si calcia. Oh. Perché viene. E a quell'età è un po' difficile. I fondamentali, Mauro, i fondamentali. Il dubbio viene perché questo ha fatto almeno 10-15 volte discese, è arrivato in fondo, avesse indovinato un cross che andava. Allora vedi Mauro, le differenze sono queste, i VAR c'entrano molto da lontano, sì. Le differenze sono queste. Comunque, se tu scendi 10 volte e non azzecchi un cross, e l'avversario scende 2 volte e fa 2 cross, non azzecca. Cioè i cross che noi facciamo li facciamo o troppo alti che non le piglia nessuno, o troppo o bassi che le prende il primo avversario, o sempre ai giocatori avversari. Cioè io voglio dire, io ora racconto un episodio che è importante. Io so come io dicevo ai miei crossatori, a quei tempi erano leali, destra o sinistra. Voi tirate Palazzese! Voi tirate al centro di chi parli di Palazzese? Sì, Palazzese, buongiorno, e altri. Tirate dal centro dell'area e tirate l'alta che gli altri non ci arrivano, perché io ci arrivo. Io dicevo, oh, allora noi o non abbiamo quelli che altri non ci arrivano, oppure abbiamo crossatori che non ne imbroccano assolutamente uno. Credo che questo è il fondamentale del cross. Il fondamentale. Non si conosce. Giovanni, abbiamo delle. Facciamo prendere fiato a Pierpaolo che deve preparare la cronaca del gol decisivo della partita. Ma secondo te, abbiamo toccato a questo punto, a due giornate dalla fine, il fondo del barile, ma c'è ancora qualcosa sul fondo del barile o siamo a bandiera bianca? C'è la matematica. Secondo te? Secondo me il campo ha bocciato il Lecce. Può cadere tutto, cadere il campo. Tutto. La matematica ancora no, perché se il Lecce dovesse fare 6 punti in queste ultime due partite e il Genoa non dovesse farne più di uno, si verificherebbe il miracolo, cioè di un Lecce salvo. Però sinceramente è una combinazione. Mi ha telefonato il mio amico Pozzo Bon, che giocava con me nella Salernitana, dicendomi: Mauro, vedi che il Genoa l'ultima partita la gioca col Verona. Sì, e Juric mi sembra che sia abita a Genova, un prodotto genovese, perciò dice non avere speranza. Infatti, vabbè, quella. Comunque c'è una domanda per te da Gianluca Bruno che ti innanzitutto ti definisce magnifico. Come? Magnifico. Ma questo Gianluca Bruno, magnifico. Ma chi frequenta? Questo? Non lo so, magnifico professor Pantani. Ma ha visto quando avevo 20 anni. Lei che filosofia di gioco adotterebbe a questo Lecce? Grazie. Che filosofia di gioco? Questo Lecce, io ho sempre detto che, visto e considerato che sul piano della tecnica non siamo superiori a nessuno, anzi siamo peggiori quasi di tutti. Bisogna lottarsela sul piano fisico, cioè bisogna che questi ragazzi, come hanno fatto nelle ultime 6 o 7 partite, diciamo, se l'avessero fatto anche prima, probabilmente qualche punto in più l'avremmo racimolato. Cioè noi abbiamo avuto la sfacciataggine o la presunzione, io però preferisco chiamarla sfacciataggine, di giocarsela alla pari con tutti. Quando giochi alla pari con quelli che sono più bravi di te, perdi. E comunque, Luigi Persano, stanno scorrendo le immagini, sì,
dei festeggiamenti di Torino, ah, e però allo schermo diviso in due ci sono a Torino che festeggiano con le bandiere bianconere, giustamente, e a Bari che festeggiano con le bandiere biancorosse perché per la seconda volta sono promossi in Serie C. Sì, doppia promozione. Restare in Serie C. Allora Luigi Persano, che continua a scrivere, grazie Luigi, innanzitutto dice: mai alzare bandiera bianca, siamo leccesi, e siamo d'accordo su questo. Poi un suggerimento: fuori Meluso e dentro Corvino, torneremo competitivi. Beh, su questo argomento il presidente Sticchi Damiani ha più volte fatto chiarezza, ha smentito categoricamente qualunque indiscrezione o fantasiosa voce che voleva il ritorno di Pantaleo Corvino qui a Lecce, dicendo che questa società ha puntato sul direttore sportivo Mauro Meluso, a cui ha prolungato il contratto, così come accadde con Liberani, per due stagioni. L'anno prossimo è in scadenza. Bisognerà capire se ci sarà la volontà reciproca di continuare in questo rapporto, per se poi si sceglierà di perseguire altre strade. Però Corvino a Lecce io credo che sia sicuramente una fantasiosa ricostruzione. È una suggestione più che altro. I tifosi vorrebbero, è un desiderio pio, esatto. Ma pio desiderio rimane. Esatto. Sicuramente, sicuramente. E niente, un sentimento. Va bene, fuoco Pierpaolo. Terzo gol. Il gol che c'ha, che secondo me ci ha condannato. Fammi dire una cosa che è importante. Allora, Meluso ha vinto due campionati, non ce lo dobbiamo dimenticare. Perché se a me sembra che noi siamo quelli che, ragazzi, abbiamo sopportato Liberani, che dici anche lui ha vinto due campionati, appunto, perché l'abbiamo sopportato? Perché ha vinto due campionati. Allora tutto il nostro sapere di calcio, tutto il nostro arzigogolare su questo gioco meraviglioso cozza con quello che è il Liberani di turno. E allora vediamo a questo Meluso di conservargli quella fiducia che è, e poi sperando che l'anno prossimo, se dovessimo, anzi quasi sicuramente, giocare in B, ci riproponiamo per fare un campionato come ha fatto il Crotone. Come ha fatto il Crotone, ragazzi, no, il Crotone. Crotone in due anni è tornato in A. Così si fa. Certo. Va bene. Terzo Giovanni, io ti prego di domare Pierpaolo e di fare le tue considerazioni. Dai. Sulle sue. Va bene. Allora, poi ci racconta il terzo gol, Pierpaolo. Proviamo a raccontarlo finalmente questo terzo gol. Eravamo ormai al quinto dei sei minuti di recupero che l'arbitro Calvarese aveva concesso, e Lecce poteva sfruttare un calcio d'angolo. Sugli sviluppi della battuta la palla finisce a centro area, dove Mancosu prova a girarsi, era nell'area piccola, per colpire la palla, ma c'è una mano di Densville che gli si poggia sulla schiena, sullo spallino, e forse lo sbilancia. Non è una chiara trattenuta, ma più che altro uno sbilanciamento. Poi si potrà discutere se Mancosu poteva o non poteva raggiungere quel pallone, però il tocco in aria ci sta. Calvarese fa subito segno: non c'è niente, proseguite. Il Bologna allontana la palla mentre tutti i giocatori del Lecce sono impegnati a protestare. Palla che finisce tra i piedi di Dell'Orto. Errore, perché la palla, appunto, l'azione era in corso, non si era interrotto il gioco. Palla che finisce a Dell'Orto, che, come era capitato a Saponara un paio di partite fa, perde il pallone tra i piedi, che aveva tre piedi, sulla pressione degli avversari. Riparte Santander tutto solo verso Gabriel, sembrava freschissimo, una crocifissione annunciata. Gabriel compie un miracolo, respinge la conclusione dell'attaccante, che però, come dicevi tu, ha tutto il tempo di andare a recuperare questa palla che non esce dal terreno di gioco, torna in area di rigore, guarda intorno per scegliere a quale dei due compagni, e aveva solo compagni, doveva solo scegliere a chi passare o calciare nuovamente in porta. Gabriel, la disperata, prova a chiudergli lo specchio, ma lascia sguarnito ovviamente lo spazio per il servizio. Palla a Barro, che deve semplicemente appoggiarla di piatto con il solo Maier, che era rientrato per tentare l'impossibile. Lì è mancato clamorosamente il Lecce, nessuno che abbia avuto la forza, l'energia, la voglia di recuperare e di andarsi a riprendere il pallone, perché comunque io credo che la voglia ci fosse, ma il pareggio cambiava poco, però non avevi più la forza, il fiato, la benzina non c'era più. Una domanda. Però come diceva Mauro, c'era il Dell'Orto che stava più vicino. Questo Dell'Orto perché è stato, era malato? Ha avuto
Donati, scelta tecnica. Donati è il giocatore che nella nostra squadra ha il più, più temperamentale di lui. Bravo. È un giocatore che ha un carattere di ferro, corre, lotta con lui in campo. Quelli giocatori non sarebbero andati soli, sì, avrebbe inserito generosamente. Ora, perfetto, ma il tempo vola. Sì, perché questo Dell'Otto è rimasto in campo 96 minuti. Questo ed è uscito Donati per far posto a Rispoli. Donati per far posto a Rispoli. Nel caso Rispoli poteva andare a destra come giusto andare, e Donati trasferirsi a sinistra come ha giocato in tantissimi anni. Giovanni, ritorniamo all'episodio mancoso che viene in qualche modo ostacolato. Allora, fortissime proteste da parte dei leccesi e da Mancoso in qualità di capitano e da giocatore che aveva subito il presunto fallo. Si è invocato il VAR. Allora, io credo che secondo me il protocollo VAR è sbagliato, non c'è poco da fare, questo protocollo del VAR è da rivedere, del resto l'ha detto pure Rizzoli, il designatore degli arbitri. Perché l'arbitro dovrebbe capire che è il caso di andare a rivedere l'azione. Il VAR serve proprio per quello, la famosa, quella che tanti anni fa si chiamava la moviola in campo. Episodi dubbi nell'area, presunti falli, presunti contatti. Il VAR serve per quello, per andare a verificare. Boh, non sto dicendo che quello era calcio di rigore e poi bisogna pure vedere. Hai lo strumento, vai a verificare. Poi magari il rigore lo sbagliano pure, perché ci sta capitando pure di sbagliare calci di rigore. Però comunque il protocollo va. Secondo me al VAR dovrebbe essere data la possibilità anche da parte delle società di richiedere l'intervento del VAR. Limitando chiaramente a 2-3 interventi a partita, ma le società dovrebbero avere il diritto, secondo me, di dire all'arbitro: arbitro, non siamo convinti di quello che è successo, vai a vedere il VAR. Quindi adesso Giovanni. Però non abbiamo perso per il VAR, attenzione! No, no. Non è che adesso diamo la colpa al VAR perché si è perso, perché si è retrocesso. Perché lo vogliono il VAR, per il VAR ce n'è anche un altro nel primo tempo. C'è una situazione dubbia in area del Lecce. Giusto. Situazione della quale nessuno ha parlato. È vero, non ci sono state nemmeno proteste da parte. L'obiettività di informazione vuole che tu le racconti tutte. Certo, sono d'accordo. Io parlavo del VAR in senso generale. Giovanni, non diamo più la parola a quell'altro. Io parlavo del VAR in senso generale. No? Ora, per infondere così una sottilissima, insignificante spinta di ottimismo, non ci resta altro da fare che vincere a Udine e poi col Parma. Vincere a Udine e a Parma. L'Udinese ieri ha vinto a Cagliari, mi dispiace, capito? Vabbè, Cagliari in mancanza da 4-5 giorni. L'Udinese ha vinto, ecco, anche lì non siamo riusciti a vincere a Cagliari, dove stanno vincendo tutti, contro una squadra abbondantemente in vacanza come il Cagliari. Cagliari non c'ha un allenatore. Vabbè, infatti pare che le strade si dividano tra Zenga e Cagliari. Anzi, proprio da Cagliari potrebbe arrivare una chiamata per Liverani, quindi questo lo dobbiamo anche. No, arrivare. ci va Eusebio. Ci va Eusebio a Cagliari. C'è pare questo interessamento per Liverani, che credo in caso di retrocessione credo sia scontato che il ciclo di Liverani a Lecce si debba concludere. Ecco, vabbè, allora diciamo, a Udine si può vincere, a Udine come si poteva vincere ieri. Noi vinciamo come si poteva a Udine e poi battiamo il Parma in casa. Ecco. Nel frattempo cosa fa il Genoa? Va a Sassuolo, va a Reggio Emilia e poi riceve il Verona che da quel che si è visto ieri altra squadra in vacanza. Perché sta scritto nella storia del calcio che è così. È così, ma infatti io... Ce l'ha ricordato Mauro tante volte in queste settimane come funzionano le ultime giornate dei campionati. Non ci facciamo male. In tutte le categorie, a tutti i livelli.
è chiaro che chi può vantare amicizie, collaborazioni datate, interessi per i famosi scambi di giocatori, queste plusvalenze, esatto, reali o fittizie, che oggi ha sottolineato tipo Piangerelli, Piangerelli Cesena, queste cose non le ha mai dette, ha ricordato, non le ha mai dette nessuno, cose, dicendo che rimangono in Serie A squadre tecnicamente fallite, ma che con queste operazioni poi riescono a far quadrare i bilanci e si iscrivono alle stagioni seguenti. Quindi è chiaro che Lecce non può vantare al momento questa rete di amicizie, questa possibilità di ricevere o fare dei favori, e bisogna essere incudine più che martello in questo momento. E da qui nascono le tante perplessità, perché anche la vittoria del Genoa nel derby con la Sampdoria lascia tanti sospetti. Una squadra che ha avuto una grande reazione con Ranieri, e qui volevo toccare questo argomento, l'esperienza di alcuni allenatori che sono arrivati e hanno raddrizzato la baracca. Quindi, lo stesso Nicola a Genoa, quando parlavo Nicola di inesperienza, e lì si bada poco al bel gioco, lì bisogna fare punti, bisogna fare un gol più degli avversari, come viene viene, e anche magari grazie a qualche buon consiglio da parte delle proprietà si riesce. Mauro, tu hai... a caso parlavo di inesperienza io. Mauro, tu hai accennato al rapporto Verona Genoa. Juric nasce con Verona, no? Come... nasce col Genoa. Però si è lasciato male l'ultima volta. Si sono lasciati male l'ultima volta che fu esonerato. Me l'ha ricordato un mio compagno di squadra. Devo dire la verità, ma io a queste cose facciamo finta di non crederci. Noi giochiamo come se non esistesse. Poi, certamente, ci accorgeremo che esistono, perché esistono, e allora che vuoi fare? Però ripeto, facciamo questi sei punti, vedi mai, nella vita non si sa mai. Perciò dico, la matematica ancora ci tiene a galla, perché quindi in campo, perché in rinunciare a una... campo gli allenatori, ci vanno i giocatori. Io ricordo in particolare Arezzo Rimini, ultima partita, Arezzo Rimini e Arezzo, io avevo 17-18 anni. Questa partita era stata combinata, poi successero dei guai, ma io non sapevo niente, perché ero ragazzino, avevo 17-18 anni. Se comincia la partita faccio 1-0. Loro con un punto si salvavano, 1-1. Io li faccio gol, 2-1. E quelli li fanno gol. E quelli li fanno gol, 2-2. Finisce il primo tempo, mi chiama il capitano, ma che no? Se glieli fai gol, questi retrocedono. Io ci so, non mi ho giocato, avevo giocato 3 partite all'inizio del campionato. Avevo preso un colpo a un rene e avevo urinato sangue, ero stato fermo 3-4 mesi. Porca madre, se erano le ultime partite, le avevo giocate. Mi rifaccio un altro gol. Questi ero decoccio. Sono retrocessi. Hanno ripareggiato. Quindi però, diciamo che due segnali. L'ufficio inchieste ha acchiappato tutti meno che me. Sì, lo so, l'ha già raccontata una ventina di volte. Però è bella perché ogni volta la rinfresca storia di vita con nessuno. Particolari sono nuovi, fatti, inediti. Sono fatti allora, di vecchia. Pierpaolo, Falco. Falco. Perché le pagelle le accantoniamo. Falco è ritornato nella forma migliore, ma sembrerebbe tardi. Sì, purtroppo sì. Questo Falco sarebbe servito come il pane qualche settimana fa. Purtroppo abbiamo detto che gioca con delle infiltrazioni, perché non è guarito dal problema al ginocchio che si porta da diverso tempo ormai, già dalla scorsa stagione. E Liberani l'ha ricordato, che l'ha definito un problema pernicioso, che è difficile da risolvere. Nonostante questo, al ragazzo va dato atto di stringere i denti e accettare anche di fare queste infiltrazioni che non sono mai ideali. Ma ieri abbiamo visto l'estro di Falco, ieri abbiamo visto, perché quattro conclusioni di Falco, esatto, sono estro calcistico a mio parere. Ieri poteva segnare una doppietta, una tripletta, poteva davvero cambiare le sorti di questa stagione del Lecce. Purtroppo è venuto un gol, un palo e una traversa e un salvataggio sulla linea, però sicuramente è stato di gran lunga il più migliore in palla, il migliore del Lecce. Giovanni, questo è un argomento delicato, visto quello che accade, perché
avete accennato a questi rapporti strani. Purtroppo, io credo che Mauro abbia ragione. A fine campionato, sareste voi favorevoli alla Saressimo! Saressimo tutti noi favorevoli alla introduzione dei play-off e dei play-out? Bisognerebbe capire con quale formule. E quali elementi negativi comporterebbe questo? E quali quelli positivi? Giovanni? Ma io sui play-off ho qualche dubbio, perché credo che se una squadra, come da 9 anni accade, una squadra domina il campionato, poi mettere in dubbio la sua superiorità e il merito di vincere lo scudetto giocando ancora i play-off, no, sui play-out sì, sui play-out sono invece d'accordo, perché delle 3 retrocessioni se ne possono dare 2, le ultime 2 vanno giù direttamente, e sul terzo si fa un play-out e si decide chi la terza a retrocedere. Ecco, questo, perché vincere. Per vincere è una che vince, per retrocedere esatto. Sono 3. No, vincere, cioè, vincere chi è primo. Esatto, io sulla vittoria, perché se una squadra vince 38 partite e sei nettamente... e tu me fai no. Ci allacci sulle squadre pure, no, 4-5 no. Domenica sì, esatto, No, io sono sui play-off non sono da favorevole in Serie A, sono favorevole ai play-out. Mauro, dicami, play-out o play-off? No, è d'accordo con me, ha detto io che... Io sono completamente d'accordo con Giovanni. Nel gioco del pallone non è come in altri sport, dove potrebbe essere la palla a nuoto, potrebbe essere... dove effettivamente si può, diciamo, arrivare a fare un girone finale dove ancora si... perché i play-off servono non tanto ai giocatori per dimostrare chi merita di più, servono per fare ancora incassi, cioè tu hai un altro girone finale dove ci sono incassi importanti. Non solo, in America, Mauro, non solo. In America le fanno per questo. Non solo, Mauro, rendono pure, diciamo, evitano quelle partite che non servono a niente. Perché uno può quelle lottare per il sesto posto, chiaro, no, che ti fa andare ai playoff, mentre se tu arrivi già ottavo, settimo, non te ne frega. Quindi serve pure. Pier Paolo, si spalancano le porte della Champions League. Che succede? Ci apprestiamo a vivere quest'altro tour de force, vedremo con le italiane se ci saranno o meno, però come dicevo prima è una forzatura che a me non piace, aver inventato adesso questa final eight con questa tutte le squadre, 12 giorni di fuoco, esatto. In 12 giorni succederà quello che è successo per il campionato in Italia, questo concentrare tante partite così determinanti, perché ci sarà il dentro fuori dopo ogni match, in pochi giorni comporterà uno stress non solo emotivo ma anche fisico per i calciatori, anche se si tratta di squadre tra le più forti in Europa, però io credo che giocare addirittura adesso arriviamo ad agosto sia ancora penalizzato. In Portogallo, peraltro. In Portogallo, dove non è che faccia tanto fresco, esatto, perché se le giochi in Islanda... C'è una magari bellissima dichiarazione di Siniša Mihajlović. Sì, il quale sì. Dice che se ci fosse ancora il dubbio di giocare il prossimo campionato a stadi chiusi, lui dice: io preferirei che non si disputasse il campionato, è vivo di campionato, quindi è credibile. Assolutamente, ma Siniša, a parte le bombe che tirava, però è una persona che ha niente da non niente ha da problemi bene. A dire no, quello dice che quello la che parte dice di tifosi abbiamo pensa. Una mail forse sì. Solo che devo accendere, ecco qua, per vedere la mail ho necessità. Ci scrive Maurizio Carambola da Taranto ma leccese. Tanti calciofili si chiedono quali siano le cause di questa probabile retrocessione. Io ne propongo una, quella dei numeri. 47 gol segnati tra le ultime 8, 80 gol subiti, record in Europa. 8 vittorie, terzultimo posto, il resto va bene al VAR perché sono chiacchiere. Ma io non sono tanto d'accordo con Maurizio, scusami, perché queste, gli 80 gol subiti, le sole 8 vittorie, non sono una causa ma sono un effetto. Cioè non è che scendiamo, cioè
questo è l'effetto finale, ma le cause, l'effetto della causa, le cause stanno molto più a monte, stanno, no? Questo è l'effetto che le cause hanno prodotto, no? Non so se siete d'accordo. No, sì, no. 47 gol è un bel numero per una squadra, però se ne prendi 80, prendi 80. Vengono annullati da questi poi, 80 gol presi. Diciamoci pure, Maurizio, gli 80 gol, una gran bella fetta di questi 80 gol li abbiamo presi per la nostra supponenza, presunzione, arroganza, chiamatela come volete, di partire da dentro l'area, uscire palla al piede e arrivare nell'area avversaria. Di sembrare grandi, quando grandi non sono. Questo è un limite che io attribuisco a Liverani, perché è lui che comanda la squadra, è lui che decide il gioco. Però non avevamo i giocatori, le qualità di palleggio, le qualità tecniche per poter fare questo tipo di gioco. Io uno degli errori principali che attribuisco a Liverani è proprio questo, quello di aver voluto forzare la squadra a giocare secondo le sue idee a prescindere dal materiale umano a disposizione. Ragazzi, io questa cosa la condivido in pieno, e non è un'accusa a Liverani, no. Liverani ha fatto così e bisogna o lo accetti o lo mandi via, però è fatto così, non può negare che almeno 20 dei gol che abbiamo preso da ridere nascono da un atteggiamento presuntuoso nel disimpegno. Però anche lui sbagliato. È supponente, perché lo stesso Sarri ne ha evento, si è convinto che bisogna giocare come gli dicevano i vecchi alla esatto. E lo ha ammesso ieri l'altro in un'intervista, quando ha detto: ragazzi, io se non potevo mica cambiare il modo di giocare, ho cercato di farlo, ma dovrei portare 25 giocatori nuovi. Quando c'hai i giocatori vecchi abituati in un certo modo, bisogna che sia io che mi assoggetti. E il singolo a doversi adeguare alla maggioranza, e non il contrario. Il vero, devo dire che una delle cose più belle che io ho visto quest'anno, con tutti gli abbracci fra giocatore e allenatore, ieri ho visto un abbraccio fra Liverani e Sinisa Mihajlovic, che era pregno di sentimento di amicizia. Erano compagni nella Lazio. Di sentimenti di amicizia. Io queste cose le apprezzo tantissimo. Certo, nel freddo mondo del calcio questi sentimenti sono da apprezzare. Giovanni, si va a Udine. Si va a Udine, l'Udinese salva. Siamo nella schedina? Sì, ci siamo. Sì, ci siamo. E allora facciamo. Partiamo la schedina, dai, così. Allora, cominciamo da Mauro. Mauro, Parma-Atalanta. E qui c'è in ballo il terzo posto. Il Parma è una bella squadra, ma è una squadra che ormai non ha più nulla da dire. Esatto. Penso che l'Atalanta. L'Atalanta, no? Anche se potrebbe avere la testa alla cena. Certo. Ok. Inter-Napoli. Pierpaolo, Inter-Napoli. Beh, diamo la possibilità a Conte di chiudere bene questa stagione, dai, diciamo. Io spero che perda l'Inter, perché ho visto l'abbraccio tra Conte e Masiello a fine partita. Sì, quello è vero. E qui non mi è piaciuto proprio. Cioè, ringraziamo Antonio Conte che ha battuto il Genoa. Però poi abbracciarsi Masiello proprio lo spicchio di però paresità. Questo Parma che non ha niente da chiedere, Mauro, è andato a vincere in trasferta 2-1. Sì, quello sì, ormai fa parte di quei risultati. Gavino. Verona Spal, altra partita. Questa storia non Spal è. Spal già retrocessa. Perché il Verona non ha niente da chiedere al campionato. La Spal è già retrocesso. Il mio parere è che non scenderanno manco in campo. Non si dovrebbe giocare proprio questo. Pubblico è una di quelle partite che diciamo non si debbono disputare. Diciamo per dimostrare il buon gusto. Esatto. Mauro, Lazio Brescia. Anche qui c'è. Due netto vince il Brescia. Vabbè, tu odi la famiglia Inzaghi, tu la odi, la famiglia Inzaghi mi sta su va bene, va bene, va bene. Abbiamo capito. Qui da sempre. Vabbè, a me sta più Lotito antipatico rispetto agli Inzaghi, devo dirti la verità. Ma comunque va bene così. Perché te non hai vissuto la partita di Perugia. Vabbè. Perugia Juventus. Arbitro Collina. Quando il signore ma finiscila! Ma finiscila con queste storie! Davvero non se ne può più! Va bene, dai! Volete rubare, rubate, ma almeno state zitti! Pierpaolo! Sentiamo.
Sampdoria-Milan. Beh, vabbè, ormai la Samp è salva, il Milan invece credo che sia lanciato. Beh, ma il Milan sta andando anche molto bene. Sì, infatti, sta andando bene. Proseguire questo filotto, quindi diciamo due. Due. E la partita che ci interessa da vicino, Sassuolo-Genoa. Sassuolo-Genoa. Al Sassuolo hanno annullato 4 gol, al VAR, 4 gol al VAR annullati. Cioè, ma io almeno 3 di 12 centimetri. Di 12, 12, 7, 5. 9. Sì, sì, sì. Cioè, il Sassuolo. Però gioca bene, cioè il fatto che sì, arriva in porta. Poi posso dire la mia cattiveria finale. Il Sassuolo cresce, nasce e cresce in una zona dove l'imprenditoria è di casa. Ah, certo. Perché le piastrelle, perché le ceramiche, eccetera. Ma secondo voi il Sassuolo non coglie un'occasione per far grana? Qui l'ho detto e qui l'ho detto. Sa che qualche giocatore del Genoa non possa interessare o viceversa. Dice no. Vedremo. Per cui vedo una partita da pareggio. Da pareggio, va bene. Potrebbe anche. Di Udinese-Lecce è inutile fare pronostici perché Lecce c'ha un risultato unico, c'è il Lecce, quindi è inutile fare molta filosofia. Mauro, Cagliari Juventus, stai dice? Attento. Ormai allora, Mauro, stai attento. Tutto lascerebbe pensare che la Juventus ormai è soddisfatta. Invece no. La Juventus no, non è soddisfatta. E adesso si deve preparare. Però adesso, con la Champions alle porte, adesso deve obbligatoriamente ritrovare, riserrare le fila. Insomma, no. Non c'è. E poi il Cagliari è quello che è. Cagliari. No, ma Cagliari. C'è anche da dire che la Juventus pare abbia chiesto Nangolan al Cagliari, quindi c'è questo, anche un rapporto di... anche una questione di allora dubbi. Un pareggio, pareggio. Ricordavo prima a proposito di Udinese-Lecce che si giocherà mercoledì alle 19:30, sì. Questo lo dobbiamo ricordare. Pierpaolo, Fiorentina-Bologna, due squadre, derby dell'Appennino, un pareggio che, tutti si abbracciano felici. Gavino, concludiamo con te. Alle 21:45, sempre di mercoledì, Torino-Roma. Ma la Roma ogni tanto ha dei guizzi e fa delle partite apprezzabilissime. Il Torino è in una fase in cui si sta sbrindellando. Sono riusciti a non vincere con la spalla. Totalmente, si sta sbrindellando, si sta sciogliendo del tutto. Per cui non mi stupirebbe una vittoria della Roma. Una vittoria. Bene, schedina conclusa. Penso puntata pure, siamo andati in ritardo. La messa è finita, andate. Raccontiamo le cose come stanno. Adesso prendete i trolley. Purtroppo non c'è la scala mobile per uscire dai sottopassaggi della stazione di Lecce. Caricatevi in spalla. E quando è gioca mercoledì? Mercoledì alle 19:30. Se il Signore ci lascerà in pace, giovedì noi commenteremo Udinese-Lecce e non solo Udinese. Grazie per coloro che ci hanno fatto luce stasera. Grazie a Pierpaolo Sergio, grazie a Mauro Pantani, grazie a te, e grazie a Giovanni. Grazie a voi. Rinnovando la preghiera, non lasciarci soli, Giovanni. Assolutamente. Perché poi poi sono i mariuoli che ne hanno. No, giuro che giovedì ci sarò. Ci vediamo giovedì. Alla prossima. Ciao. Oh, vai.